Ciao a tutti, bentornati al Gioca di Dio. Attivamente siamo originalissimi. Questa settimana vi facciamo vedere delle cose molto belle, ma attenzione, ricordatevi di iscrivervi al canale, di mettere un mi piace se vi piace questo video. Se non vi piace, pazienza, mettete anche un non mi piace, sicuramente è costruttivo. Però ricordatevi, questo è importante, perché da qui a Natale intensificheremo moltissimo i video tutorial dei nostri giochi da tavolo preferiti. Questa settimana vi facciamo vedere Happy Family, un gioco molto molto carino, molto pocket di Jeco. Andiamo a vedere come si gioca ad Happy Family. Wow! Andiamo quindi a vedere come si gioca Happy Family. Allora, dentro la scatola di Happy Family, come in Family Loo, troviamo ovviamente delle carte. Non abbiamo le carte lupo, ma abbiamo il regolamento, che anche qui è molto molto semplice, e le sette famiglie composte sempre da sei componenti. Andiamo a vedere quindi come si prepara il gioco e come si gioca Happy Family. Allora, come abbiamo detto, ogni famiglia è composta da sei carte. Sono anche qui numerate, quindi questa è la carta numero 3, questa è la carta numero 4, e qui sopra trovate, diciamo così, la tipologia di famiglia. Quindi per esempio la famiglia, questa qui è la famiglia del pompiere, ok? Vedete infatti come sono vestiti? Quindi questo vi aiuta a distinguere, diciamo così, le varie famiglie, questi quattro simbolini sui quattro angoli della carta. La finalità del gioco ovviamente è raccogliere il maggior numero possibile di famiglie, stavolta non è collaborativo ma è competitivo. Le regole del gioco sono semplici, si distribuiscono 7 carte a ciascun giocatore, il resto delle carte rimane a tavola a costituire il piatto. I giocatori ovviamente, quando hanno preso le proprie carte, il consiglio è di raggrupparle per famiglia, così ovviamente già il gioco sicuramente si semplifica un pochino di più, quindi mettere, diciamo, tutte quelle con i vari simbolini uguali vicine e ovviamente anche in ordine di numero, così sicuramente riusciamo a capire quali ci mancano. Ad esempio in questo modo qui vedi la famiglia per esempio dei pescivendoli e la famiglia dei portalettere, quindi dei postini, diciamo così. Il gioco ovviamente si svolge sempre in senso orario, comincia il giocatore più giovane in questo caso. Quando si arriva al proprio turno, i giocatori chiedono ad un altro giocatore a loro scelta un personaggio di una famiglia. Attenzione, dovete avere almeno un appartenente di quella famiglia lì, quindi non posso chiedere per esempio una carta di una famiglia dei pompieri, perché pompieri ovviamente non ce l'ho. Se ottengono la carta richiesta, continuano a giocare. Se non la ottengono, devono pescare, quindi il turno passa al giocatore seguente. Quindi pesco una carta, se nessuno mi dà la carta che ho richiesto, ovviamente continuo con le carte che ho in mano. Quando un giocatore riesce a raccogliere 6 carte della stessa famiglia, deve dire famiglia e riporre le 6 carte davanti a sé. Facciamo un esempio: sono riuscito a rifare tutta la famiglia dei pescivendoli, le metto davanti a me. Adesso posso continuare a giocare e richiedere una nuova carta. Quindi nel caso in cui completaste una famiglia, diciamo così, questa mossa vi permette di continuare a giocare e quindi fare un altro turno e quindi chiedere un'altra carta e potenzialmente chiudere un'altra famiglia. La partita ovviamente termina quando sono state ricomposte tutte quante le famiglie. Ovviamente chi è riuscito a ricomporre più famiglie sarà il vincitore del gioco. Beh, quindi che dire, carino Happy Family, dai, un pochino più elaborato degli altri, però sempre pocket, sempre tascabili, sempre veramente per tutta quanta la famiglia, alla grande. Poi Jeco fa delle chicche piccole ma molto molto chicche, appunto. Prossimo video, mamma mia, siamo strettissimi, ne facciamo tantissimi questa settimana. Ciao!